Atto 1703, interroga la consigliera Fioroni, risponde l'assessore Fioroni. Supporto all'imprenditoria giovanile e intendimenti della Giunta regionale. Prego, vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. I temi dell'interrogazione di oggi sono particolarmente importanti perché riguardano il presente e il futuro dei nostri giovani, quindi il presente e il futuro della nostra regione. Conosco la sensibilità dell'Assessore rispetto al tema e di tutta la Giunta regionale, ma oggi siamo qui a portare l'argomento perché i dati che comunque ci sono stati rappresentati sono dati che preoccupano. I giovani italiani sono sempre meno imprenditori. Le imprese giovanili, ossia le aziende con la maggioranza di titolari o soci con meno di 35 anni, rilevate da Infocamere e Union Camere, sono 522.000 al 31 dicembre 2022, con riduzioni rilevanti rispetto agli anni precedenti. Parliamo di un meno 3,4% rispetto al 2021, addirittura quasi un 10% rispetto al 2019. Un calo che diventa una voragine se si allarga il periodo di confronto tra il 2011-2022, perché sono scomparse o sono invecchiate circa il 25,1% delle aziende. Che cosa intendo quando dico che sono invecchiate? Cioè che si è persa la maggioranza di titolari o soci che sono sotto i 35 anni. Dai dati della Camera di Commercio emerge che tra il 2019 e il 2022 le imprese giovanili in Umbria sono scese del 10%. Con la contrazione di 785 aziende. Al 31 dicembre 2019 in Umbria si contavano 7.685 imprese con titolari a maggioranza di soci under 35. Flessioni queste che riguardano la vocazione imprenditoriale dei giovani, che vanno oltre gli indici di invecchiamento della popolazione, che quindi presentano problematiche specifiche e meno immediate. Oltre all'andamento demografico negativo che noi tutti conosciamo, la popolazione invecchia, ci sono sempre meno giovani, che può giustificare solo una parte però di questa perdita, di questa flessione, come anche gli esperti del Sole 24 Ore hanno rilevato. Nel breve periodo, sui dati 2021-2022, sicuramente hanno inciso anche l'aumento dei costi, soprattutto quelli energetici, con la conseguenza di forti riduzioni di margini di guadagno in imprese che sono già fragili da questo punto di vista. Ma un altro tema strutturale, sicuramente lo viviamo anche in Umbria, Assessore, il sempre più complesso ricambio generazionale nelle aziende, molte delle quali sono medio piccole imprese a proprietà familiare. Sicuramente un ruolo importante rispetto a quelle che sono anche i confronti a livello regionale, rispetto a quello che è la possibilità di supporto e implementazione, ce l'hanno la quantità e la qualità degli incentivi. Le ragioni quindi dei cali possono essere molteplici, ma riguardano anche quella che è la difficoltà a incidere sulla propensione all'autoimprenditorialità, quindi alla cultura d'impresa che in qualche modo e alla volontà di rischiare che in qualche modo riguarda i nostri giovani, soprattutto in un periodo così di incertezza che si vive dopo il post-Covid e in questo momento in cui ci sono chiaramente la guerra ha portato diverse situazioni, come ho già detto in precedenza, di aumenti di costi che sono difficili da sostenere. Nelle imprese giovanili prevalgono di gran lunga le ditte individuali, oltre il 25% operano nel commercio, il 12% nelle costruzioni, l'11% nella ristorazione e il 10% nell'agricoltura. E proprio nel settore del commercio, tra il 2011 e il 2020, si è registrato un calo del numero di imprese under 35 pari al 25%, anche a causa evidente delle caratteristiche di questo settore, in cui le aggregazioni e la presenza di piattaforme globali hanno creato vantaggi competitivi spesso insuperabili per un giovane che entra nel mercato. Nell'ultima indagine Flash Eurobarometro sull'imprenditorialità sociale, i giovani sono pochi tra i 15 e i 30 anni che compiono passi concreti verso la creazione di un'impresa, sebbene quasi la metà dei giovani abbia pensato di farlo. E come ho detto prima, molto spesso la mancanza di capitali e risorse o la scarsa propensione al rischio poi hanno bloccato questa iniziativa. In realtà qual è la cosa che mi preme sottolineare, Assessore? È ovvio
che per rendere attrattiva una regione, anche per invertire tendenze di spopolamento e di calo demografico, i giovani sono un investimento importante su cui puntare. E le nuove imprese sono linfa vitale per il nostro territorio e contribuiscono a creare opportunità, ad infondere fiducia, a stimolare l'economia locale, l'innovazione diffusa, a migliorare tutto il contesto sociale ed economico. Il maggiore potenziale risiede proprio nelle nuove imprese create da persone giovani e per questo è evidente la necessità di diffondere ed infondere alle nuove generazioni una cultura di impresa, supportando anche le start-up. Io ho premesso quale fosse la mia conoscenza e consapevolezza della sensibilità di questa giunta e dell'assessore riguardo proprio questo tema, il tema delle start-up come del consolidamento dell'esistente, l'individuazione dei trend imprenditoriali e quindi l'individuazione anche delle competenze necessarie per soddisfare quei determinati trend. Per tutti questi motivi e per l'importanza del tema, interroghiamo la giunta per sapere quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei ruoli previsti dal legislatore nazionale, quali iniziative di carattere economico e strategico intende adottare o abbia adottato per incentivare e rilanciare l'imprenditoria giovanile in Umbria e supportare le imprese con titolari under 35. Grazie Presidente. Grazie. La risposta l'assessore Michele Fioroni. Sì. Buongiorno, grazie Presidente, grazie Consigliera. Il tema dell'imprenditoria giovanile, più in generale anche dei giovani, è un tema centrale nella già proposta programmatica di questo governo regionale. Noi abbiamo da subito dato una grandissima centralità al tema della creazione di impresa, l'abbiamo fatto con una serie di programmi che partono dal programma Smart Up, che è stato riconosciuto come uno dei più innovativi programmi di accelerazione messi in campo da una regione. Il Veneto è partito con un programma molto simile che ricalca anche nel nome quanto abbiamo fatto, che prevedeva appunto un percorso di accompagnamento per gli start-up, ai quali non necessariamente si associa un'età giovane, però c'è un concetto anche di gioventù di impresa, che noi abbiamo accompagnato fin dalla fase precompetitiva con un percorso di accelerazione, perché spesso i giovani e l'accesso al mondo imprenditoriale hanno bisogno di un percorso di accompagnamento, hanno bisogno di una cassetta degli attrezzi che noi nei programmi che abbiamo messo in campo come Smart Up abbiamo aiutato a costruire. L'abbiamo fatto anche ad esempio per Myself è stato un programma proprio sull'autoimprenditorialità che ha visto cubare un milione di risorse con la possibilità di finanziare anche imprese non costituite. Questo è un tema molto importante perché spesso i giovani hanno paura del passo imprenditoriale, quindi finanziare le imprese non costituite dà loro quell'abbrivio e quel coraggio per partire sulla base di un finanziamento con l'obiettivo chiaramente che fossero state create entro 3 mesi dalla ricezione della notizia dell'accoglimento della domanda. Questo ha incentivato molti giovani a creare la loro impresa, ma insieme a questo abbiamo costruito anche in questo caso un percorso di accompagnamento, quindi non solo la domanda di finanziamento e il finanziamento, ma un percorso di accompagnamento con l'obiettivo di ridurre il più possibile gli errori che i giovani possono compiere nelle fasi iniziali della loro attività di impresa. Tenete conto che noi, un punto della sua interrogazione molto importante, che è quello anche della cultura imprenditoriale delle nuove generazioni di imprenditori, abbiamo attivato con la Lewis Business School un master nei confronti delle imprese sull'export, che aveva fra gli obiettivi proprio quello di intercettare i giovani figli degli imprenditori come volano anche di crescita e di sviluppo imprenditoriale. E abbiamo anche in ogni bando regionale sull'innovazione abbiamo introdotto per le imprese giovanili delle priorità con tutte quelle imprese che avessero amministratori sotto i 35 anni. Su questo, come diceva lei, ci siamo mossi anche sul tema della cultura, della promozione della cultura dell'imprenditorialità. I giovani vanno
educati fin dall'età più giovanile ha la possibilità di poter scegliere tra le proprie strade di impresa quella dell'imprenditoria. Abbiamo promosso proprio in questi mesi tra le scuole della Superiore e dell'Umbria una challenge che era dedicata allo sviluppo di idee di business legate alla sostenibilità. Hanno partecipato 6 istituti di ragazzi che hanno presentato i propri progetti e hanno ricevuto tramite la nostra agenzia di sviluppo regionale un percorso di accompagnamento. Tra altre cose i progetti proprio per rafforzare il percorso di accompagnamento, per rafforzare le capacità imprenditoriali. Questi progetti saranno presentati domani, che è il 31 giugno, e presenteranno a Foligno le proprie idee. Ecco, insieme noi abbiamo creato di costruire un mix che però insieme alle risorse, perché non basta finanziare le imprese giovanili hanno bisogno di strumentazione, hanno bisogno di una cassetta degli attrezzi, hanno bisogno che venga sostenuta la cultura dell'imprenditorialità, e questo in duplice maniere, sia attraverso i percorsi di accompagnamento di Smart Up, Myself, Myself Plus, che sono stati tutti avvisi che hanno avuto una grandissima adesione, l'abbiamo cercato di fare anche attraverso il lato educativo, passando anche per le scuole, diffondendo fin nell'età più giovane la cultura dell'imprenditorialità. Prego, Vicepresidente Fioroni, per la replica. Grazie Vicepresidente, grazie all'Assessore per averci messo a conoscenza anche degli sviluppi futuri che ci saranno anche proprio in questi giorni rispetto al tema del sostegno alla cultura dell'impresa riguardo i giovani. Sin dalle prime fasi, quindi partendo dalla scuola e andando avanti. Sono importanti anche le misure messe in atto chiaramente precedentemente. Io dagli ultimi dati anche diffusi dall'AUR viene sottolineata come si sta aumentando nella nostra regione l'autoimprenditorialità femminile e invece ci sono comunque preoccupazioni rispetto a quella che è l'occupazione di una fascia di età, che è quella giovanile, che anche per quanto riguarda il lavoro dipendente in ogni caso deve essere attenzionata. Credo che la cultura dell'impresa sia un tema da mettere al centro dell'agenda politica, perché noi abbiamo tante realtà, così come ho detto nell'illustrazione dell'interrogazione, anche se l'ho più orientato su un sistema paese, però in Umbria è ancora più vero, tante realtà familiari, quindi il ricambio generazionale su quello costituisce uno importante elemento su cui lavorare. Quindi spero che si continuerà ad andare avanti, perché i giovani sotto ogni punto di vista sono il motore per rendere attrattiva questa regione. Lo abbiamo fatto anche dal punto di vista abitativo nella riforma sugli alloggi di Ars Pubblica, lo abbiamo fatto con altre iniziative, e dobbiamo sostenerli anche sotto questo punto di vista, dal punto di vista dell'occupazione, ma anche dal punto di vista dell'assunzione del rischio di impresa. Grazie. Grazie. Oggetto numero 2, risponde sempre l'assessore Fioroni, interroga il consigliere Mancini, iniziative della Giunta regionale a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese umbre, aggregate nel cluster della nautica e dell'aerospazio. Prego consigliere Mancini. Grazie Presidente, parliamo di fatturati di milioni di euro e migliaia di dipendenti, quindi Assessore cose molto interessanti. Andiamo nel concreto, preso atto che secondo l'Istat l'Umbria registra un forte aumento delle esportazioni, fra gennaio e settembre 2022 sono stati esportati all'estero beni e servizi pari a 4,4 miliardi di euro, quindi a valori correnti, quindi aggiornati anche al netto dell'inflazione, registrando un aumento rispetto ai primi 9 mesi dell'anno precedente del quasi 30%. Per esattezza, Assessore, più 29,7%, superiore a quello della media nazionale del Centro Italia, che era del 23,9%. Considerato che l'internazionalizzazione delle imprese risulta determinante per una maggiore competitività delle imprese, ma mai come oggi in un mercato sempre più globale le imprese italiane guardano ai mercati esteri per l'espansione del proprio business, visto anche la difficoltà del potere d'acquisto degli italiani falcidiati in questi anni.
Se fino a qualche anno fa l'apertura delle imprese ai mercati internazionali poteva rappresentare una scelta strategica, oggi è un passo obbligato, una condizione necessaria per poter crescere, svilupparsi ed avere competitività nei mercati. Ricordato che la Regione Umbria, in considerazione del tessuto economico e produttivo, con particolare riferimento alle dimensioni delle aziende presenti sul territorio, ha supportato le diverse forme di aggregazione quale forma ottimale per favorire la penetrazione delle aziende umbre nei mercati esteri. Da qui la costituzione dei cluster regionali in diversi settori produttivi locali che hanno avuto e hanno una funzione anche di trascinamento per le altre imprese con minori possibilità di attività internazionale, nonché l'obiettivo di promuovere la qualità e la competenza delle nostre imprese. Considerato che in Umbria assumono particolari rilevanze i cluster della nautica e dell'aerospazio con specifici provvedimenti, la Giunta regionale ha supportato i predetti cluster con eventuali attività a carattere di internazionalizzazione, anche in quanto rappresentanti della Regione Umbria, perché queste aziende, assessore, come lei sa, rappresentano e si presentano nelle fiere come aziende dell'Umbria. Ricordato che l'Umbria Aerospace Cluster, composta da 35 aziende associate con 3.200 dipendenti, 435 milioni di euro. Ricordato altresì che l'Umbria Cluster Nautica nasce dalla volontà di un gruppo di imprese umbre che vantano una larga e vasta esperienza nel settore della nautica, da diporto con particolare riferimento ai maxi yacht e all'arredamento di lusso in genere. Attualmente il cluster, che vede la partecipazione di nuove aziende, siamo oltre 120 milioni di fatturati, assessore, e 1.000 dipendenti complessivi, ha lo scopo di unire competenze e tecnologie per poter conquistare una posizione di mercato più forte, scommettendo su fattori strategici come appunto l'attività internazionale dell'industria, l'innovazione, la formazione, il design e la tecnologia. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per conoscere le iniziative della Giunta regionale a supporto di queste imprese aggregate nei cluster sia dell'aeronautica che del cluster nautico. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Prego assessore Fioroni per la risposta. Sì, ringrazio il consigliere Mancini per questa interrogazione che dà occasione anche di mostrare e di raccontare un po' gli interventi fatti da questa amministrazione sul versante dell'internazionalizzazione delle imprese dell'export. Abbiamo cambiato in maniera abbastanza netta l'approccio all'internazionalizzazione, costruendo anche strumenti che fossero in grado di rispondere proprio alla volontà delle imprese e alla necessità delle imprese, non di andare sui mercati internazionali come un unico strumento, come erano in precedente il vecchio strumento fiere e il vecchio strumento voucher. Abbiamo dato la possibilità alle aziende di costruire progetti integrati di internazionalizzazione che oggi necessariamente mettono insieme attività di internazionalizzazione tradizionali come quelle delle fiere insieme a quelle che sono la costruzione di reti di vendita, l'adesione a piattaforme internazionali di commercio e via dicendo. Su questo, con la costituzione dell'osservatorio regionale sull'export, abbiamo aperto un focus particolarmente rilevante anche cercando di far sì che le nostre aziende regionali fossero in grado di cogliere al meglio anche le opportunità che dà tutta quella finanza agevolata nel mondo SIMES, SACE nazionale, che può supportarle nella costruzione di percorsi di internazionalizzazione. Vado veloce perché il tempo è stretto sul tema del cluster. Il cluster della nautica è un cluster di straordinaria eccellenza, come lo è anche quello dell'aerospazio, perché mentre l'aerospazio le nostre aziende trovano a competere in un settore in cui nei sistemi produttivi è richiesta tolleranza zero, quindi la massima perfezione dei prodotti richiesti, nel settore della nautica è richiesta la massima qualità, forse per quello che è il target di mercato più esigente sul livello più alto del lusso che oggi possiamo trovare sul mercato. E su questo la realtà delle imprese umbre che abbiamo avuto occasione anche di visitare in questi mesi è una realtà molto variegata che però presenta eccellenze riconosciute a livello internazionale. La qualità dei nostri prodotti, delle nostre soluzioni,
delle risoluzioni fatte dalle nostre imprese riscuotono grande apprezzamento da clienti che sono spesso i grandi costruttori di yacht, comunque di nautica del settore del lusso, yacht, maxi yacht, che ne fanno proprio una caratteristica apprezzata a livello mondiale. Poi i clienti di questo mondo sono i grandi magnati internazionali. Su questo noi abbiamo ritenuto con continuità di sostenere l'attività del cluster, cercando di rafforzarne la presenza nel principale evento fieristico che è il MEZ a Amsterdam, che è il salone nautico destinato alla nautica, ma di chi costruisce yacht, dove le nostre aziende, proprio per la qualità della proposta e per il fatto che anche insieme possono presentarsi ai loro clienti con soluzioni integrate, rappresenta una vetrina fondamentale su cui la Regione Umbria, anche nella mediata riapertura dopo la pandemia, ha scommesso finanziando con 50.000 euro anche la presenza nel prossimo novembre al Salone al Met di Amsterdam. Come analogamente la Regione Umbria finanzia la presenza del cluster dell'aerospazio al prossimo Salone di Parigi e Le Bourget, che si terrà nel mese di giugno, e al Salone di Fermolo, sono nel mondo dell'aerospazio, sono i due saloni rilevanti. Quindi noi crediamo tantissimo in questi due settori, crediamo nel contributo che questi due settori possono dare a costruire filiere sempre più integrate e solide nel nostro territorio, capaci di concentrare nei settori in cui sono presenti quote crescenti di valore aggiunto, valorizzando poi un'expertise territoriale che non è banale, perché se abbiamo fatto una campagna sul mare dell'Umbria che giocava sul gioco della provocazione, non è invece una provocazione il fatto che le nostre aziende riescono ad essere competitive in un settore come quello della nautica, la nautica di lusso, quella degli yacht e dei maxi yacht. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini per la replica. Tanto Assessore la ringrazio anche della delibera che lei, diciamo citando la cifra, perché poi alla fine i cittadini devono sapere ma quanti soldi ci mettiamo per sostenere queste imprese. E va bene, io le farei una proposta, Assessore, sa benissimo che da quando si è formata la mia commissione abbiamo scommesso su questo mondo che esisteva, che come ha detto lei presentava anche qualche freno dal punto di vista istituzionale, che oggi non c'è, c'è una vicinanza che lei Assessore dimostra visitando le aziende, perché ovviamente lo vediamo e lo sappiamo, ma lo vediamo dalla Presidente che ovviamente partecipa a questi eventi. Io vorrei dire, questo è un sistema che sta già marciando dai numeri che ho citato in modo egregio e importante. La notizia del cluster nautico è che sono a 2 anni di ordini garantiti, quindi vuol dire che da oggi fino al 2025 queste aziende, se non ricevessero neanche più un ordine, comunque ci hanno da lavorare. Questa è una cosa che non è molto comune nel sistema produttivo. Proprio per questi motivi noi sappiamo aggredire con queste aziende un mercato che grazie a Dio è esclusivo ma molto ampio, e soprattutto determina maestranze qualificate. E soprattutto, Assessore, un fatto: la retribuzione dei dipendenti è significativa. Qui abbiamo un lavoro delle maestranze che viene ampiamente retribuito, perché alla fine per queste aziende i lavoratori sono collaboratori a tutti gli effetti, se li tengono ben stretti grazie anche alle scuole di formazione che bisogna anche rilanciare in questo sistema. Lei Assessore ha visitato con me più volte la nostra scuola di Città di Castello, la Bufalini, no? Servono saldatori, servono tornitori, servono ovviamente maestranze. Ecco, quindi è questo ragionamento, cioè bisogna dare un messaggio politico anche fuori a chi cerca un lavoro, che c'è uno stipendio di quasi 2.000 euro a tempo indeterminato che su queste aziende non è difficile raggiungere. Questo è il messaggio che dobbiamo dare. Tornando al tema del finanziamento, che già è stato messo ampiamente nelle misure che lei ha detto, beh, queste sono macchine che viaggiano già, quindi si stanno spostando. Io le chiederei, perché quello che meritano, Assessore, una spintina in più, perché già stanno andando veloci, vogliamo farle andare al massimo. Perché io, come ho visto recentemente al Salone Nautico di Genova,
le nostre aziende che avevano comunque un bello spazio comunque c'erano, e ho portato anche l'assessore di Regione Liguria, che voglio ringraziare, Andrea Benveduti, che era tra l'altro di origine umbre, quindi anche bello quest'umbra che incontra la Liguria. Quindi le vorrei dire questo: diamo una mano in più, non solo con la presenza istituzionale e finanziaria, come lei ha detto, coordinata, ma qualche soldino in più per guadagnarsi qualche metro in più. Tra l'altro, e chiudo, assessore, lei quando ha parlato di Mare dell'Umbria, il cluster nautico insieme a tantissime altre aziende della nostra regione, in particolar modo dell'Alta Valle del Tevere, ha sponsorizzato la missione di un nostro concittadino, quindi la regione che non ha il mare, fa le barche più belle al mondo, ma ha un grande velista che io voglio salutare, insieme a Alessio Campiani, che ha fatto una missione straordinaria attraversando l'oceano, 33 giorni di mare con la barca più piccola al mondo, e lì in quella barca, oltre alle nostre aziende della Valtimerina, c'era anche la cluster nautico. Quindi le voglio dire, scommettiamo, perché quest'anno, tra l'altro, si doveva festeggiare nel 2021 i 10 anni, c'è stata la pandemia, quindi si faccia promotore, insieme ovviamente, ne ho parlato in commissione, a organizzare un evento di carattere di ricorrenza significativa per onorare il cluster della nautica, ovviamente ha i suoi 10 anni, e ovviamente tutte queste imprese che hanno in particolar modo dato sviluppo in territori diversi dell'Umbria, da San Giustino fino ovviamente a Terni. Quindi le chiederei questa cortesia, lei sa benissimo chi sono le aziende, lo sappiamo, possiamo coordinarci su questo significativo evento. Grazie.